Ebbene, adesso Lorenzo è venerdì, ultima puntata dedicata all'accio d'amore. Allora, qualche minuto di pausa per i nostri ballerini che ovviamente dopo un po' si stancano e io sono in compagnia della presidente della cooperativa Floema, Antonella Fabbri, che gestisce la sua cooperativa, la riserva naturale regionale Castel Cerreto. Un'operazione complicata oppure a cuor leggero svolgete tutto questo lavoro? Non è facilissimo, ma è sicuramente un impegno bellissimo, perché ecco, abbiamo la possibilità di lavorare nella natura, quindi di gestire questa bellissima area protetta. Il nostro obiettivo è appunto quello di
da una parte tutelare questo ambiente protetto, appunto, si tratta di una riserva naturale a carattere regionale, dall'altro lato di renderlo fruibile per, insomma, a tutti. Abbiamo anche dei percorsi accessibili con sedie a rotelle, tavoli inclusivi, e quindi questo è il nostro obiettivo principale. La riserva si trova in Contrada Pilone, sempre nel comune di Penna Sant'Andrea, circa 11 km dal capoluogo, e qui c'è proprio l'ingresso alla nostra riserva, che è caratterizzata da sentieri tutti ben segnalati, sia da cartellonistica, quindi anche da staccionate. Sono sentieri sicuri da fare con i bambini. Noi lavoriamo tanto con le scuole tramite il nostro centro di educazione ambientale, e qui ci sono delle aree attrezzate per picnic ed è possibile scoprire, appunto, quella che è la flora e la fauna che caratterizzano questa riserva. Castel Cerreto, proprio perché è una delle poche cerrete rimaste qui in Abruzzo, quindi è un bosco caratterizzato prevalentemente da cerri, e quindi ha questo fascino che cambia in ogni stagione. Quindi abbiamo l'autunno, che è molto bello, con un fogliage molto particolare e suggestivo, e la primavera poi è anche molto, ci sono delle zone d'acqua, quindi zone umide, con uno stagno principale molto importante, dove ci sono, per esempio, cito il tritone, che è un animale anche abbastanza raro, che sta a indicare anche la purezza dell'acqua. E conserviamo quindi tutte quelle che sono le specie vegetali e faunistiche che sono tipiche del bosco. Presidente, parco che ovviamente, riserva che ovviamente dà libero accesso a tanti cittadini, le chiedo così, ma conosco forse già la risposta, c'è un profondo rispetto per la natura, almeno per chi vive da sempre in questo territorio. Assolutamente sì. Allora, intanto ricordo che l'ingresso alla riserva è libero e gratuito. Sì, il rispetto è l'aspetto fondamentale, quindi soprattutto quando si entra in un ambiente protetto ci sono delle regole da rispettare, che sono, ecco, quella di non accendere fuochi, quindi non si possono fare barbecue, quindi la fornacella è vietata in riserva. Quindi non abbandonare i sentieri, non danneggiare le piccole piante che stanno nascendo, oppure le tane, i nidi degli animali che abitano il bosco. Allora, per chi fosse interessato, abbiamo un sito internet, ecco, riservanaturalecastelcerreto.com, dove è possibile trovare tutte le informazioni, quindi i numeri di contatto, i vari sentieri che ci sono, con le difficoltà, pendenze e tutto il resto. Benissimo, allora noi ringraziamo la Presidente Antonella Fabbri per averci illustrato, ovviamente anche sotto l'aspetto tecnico, quelle che sono le caratteristiche di questa riserva naturale regionale. Scherzandoci un po' prima di chiudere questa intervista, e se l'abruzzese non accende la fornacella, vuol dire che ha profondo rispetto per l'ambiente, perché per noi è un po' complicato, no? Fare delle scampagnate senza l'arrosticino e tanto altro. Complimenti, Presidentessa, è davvero buon lavoro. Torniamo in sala, torniamo in pista, perché continua lo spettacolo del Laccio d'Amore qui a Penna Sant'Andrea. Thank you.
E allora eccoci qui prima dell'ultimo step, dopo dell'ultimo ballo, prima di chiudere questa bella visita a Penna Sant'Andrea. Sono con Arianna e Francesca, presidente dell'associazione e vicepresidente, come vedete giovanissime, quindi vuol dire che il ricambio generazionale c'è stato ed è stato importante. Arianna, uno spettacolo meraviglioso. Ti chiedo prima a te, ma poi ovviamente la domanda la riporto anche a Francesca. Una passione nata sin da bambina, perché avete visto il laccio d'amore sin dai primi mesi della vostra nascita, lo possiamo dire. Sì, esatto, io ho solo 25 anni, ma in realtà faccio parte del gruppo da sempre, diciamo da piccolina. Infatti qui durante il Festival del Folklore tutti vestono i propri bambini con il vestito del gruppo. E appunto si partecipa già da piccoli al gruppo, a ballare insieme ai più grandi. Quindi oggi abbiamo 25 anni, ma in realtà ci siamo da sempre. Avete fatto a soli 25 anni, diciamo, che state già facendo la storia. Parlavamo prima dei costumi, di questi meravigliosi abiti. Immagino questa sia il tuo, sia un'eredità di qualche parente, una mamma, una nonna. Sì, in realtà questo busto sì, è in eredità però non dalla mia famiglia, ma una signora del paese mi ha gentilmente donato questo busto, che era di sua figlia, ma di un sacco di anni fa. Che conservi gelosamente, sì. Immagino. Sì. Quindi diciamo che i vestiti vengono fatti, si tramandano di generazione in generazione, poi da quando si è piccoli fino a quando poi si è più grandi. Ovviamente poi col passare degli anni bisogna anche modificare la taglia, no? Ma questo è normale. Francesca, come mai vicepresidente e lei è presidente? Avete fatto un'elezione oppure avete scelto di comune accordo quali dovevano essere i vostri ruoli? Sì, in realtà ogni 2 anni si rivota nell'associazione e quindi gli ultimi 2 anni siamo capitate proprio noi, che poi abbiamo iniziato insieme, siamo amiche da sempre, quindi è stata anche una bella condivisione. Diciamo. Tu come hai iniziato? Immagino allo stesso modo, no? Perché risuonavano nelle tue orecchie sin da bambina le musiche del Laccio d'Amore e poi questa visione, no? Anche a livello cromatico straordinaria. Sì, in realtà proprio perché mio padre è stato tanti anni nel gruppo, è stato presidente, poi mia nonna mi ha sempre cucito i vestiti, il primo a 2 anni, quindi era proprio una tradizione di famiglia. Ecco, sto guardando proprio il tuo busto rispetto a quello di Arianna, che è completamente diverso sia come, diciamo così, come colore, questo è un po' un rosso bordeaux e il suo è molto più acceso. Ecco, lo potete personalizzare, avete la libertà di personalizzare il tutto oppure ci sono dei parametri da rispettare anche e soprattutto sotto l'aspetto dei costumi? Allora, diciamo che lo stile, come puoi vedere, è abbastanza simile, però i colori possono variare, ognuno può personalizzare il proprio, scegliere i colori sempre sul rosso, diciamo, più o meno. Ecco, che però è un po' il colore dei costumi della tradizione, sì, esatto, abruzzese, sia del laccio che dei cori, e poi ognuno inserisce, ecco, diciamo, degli oggetti particolari. Vedo delle spille meravigliose in testa, le classiche collane, immagino, no? Quindi in famiglia, ovviamente me lo hai detto, in tanti hanno calcato i palchi dove c'era il Laccio d'Amore. L'esperienza più bella che hai vissuto? Sei giovanissima, ma credo già tanti anni di manifestazione ed eventi. Sì, allora sicuramente la prima festa nel direttivo, che è stata una bella esperienza vissuta da un altro punto di vista, e poi le uscite all'estero, ecco, le prime uscite in Francia, in Romania, sono esperienze da fare comunque tutti insieme. Ci divertiamo, conosciamo gente, balliamo, tutti ci conoscono. Allora, a proposito di conoscere gente, poi lo posso fare, perché insomma Cesare ci ha accennato a storie d'amore che sono nate intrecciandosi, no? A proposito di Laccio, vi chiedo se si può dire, ovviamente, se avete trovato ancora un po' cambi colore, evidentemente qualche conoscenza c'è stata. Ecco, c'è stato qualche aneddoto particolare che tramite il Laccio vi ha portato a, non dico in Messico come ci ha raccontato Cesare, ma anche in zone, insomma, d'Italia, conoscendo dei ragazzi che vi hanno un po' fatto battere il cuore, diciamo così? Oddio, sì, un pochino sì, però magari più nel gruppo. Non io personalmente, però Arianna magari. Ah, Arianna sì, ha avuto l'esperienza, allora ce la racconti, dai, poi così chiudiamo in bellezza. Il mio fidanzato fa parte anche del gruppo. Ah, ecco, ma
lo conoscevi oppure hai fatto conoscenza? No, lo conoscevo perché dipende da San Andrea. Anche però lui. Poi il laccio però, sì. Vi ha allacciati, insomma. Ecco. Diciamo che vi ha. Ci sono diversi. Diversi amori sì, sbocciati, sì, diciamo così. E allora, insomma, continuate a seguire con attenzione. Ma tu balli con lui? Sì. Ecco, perfetto. E allora Mario Giacchetti e Maurizio Miglione, zoomiamo un po', no? Su Arianna, poi vediamo anche Francesca se col passare degli anni troverà il laccio giusto. Zoomiamo un po' di più su Arianna, così andiamo un po' a scandagliare quello che è il suo amore. Grazie ragazze, grazie presidente, grazie vicepresidente. Ovviamente per l'invito, ma principalmente per lo spettacolo che ci avete regalato qui alla sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea. Chiudiamo come sempre la nostra settimana, la nostra puntata con la musica, col ballo. L'ultimo ringraziamento ovviamente va a voi telespettatori che ci seguite sempre numerosissimi e continuate a farlo anche da lunedì prossimo, perché noi cambieremo zona, cambieremo tappa, cambieremo credo anche un po' tradizione per tenervi compagnia ancora per una settimana con la storia culturale, la storia delle tradizioni d'Abruzzo e non solo. Musica maestro. Allora, termina la nostra passeggiata, la nostra settimana qui a Penna Sant'Andrea ed ovviamente vogliamo chiudere in bellezza, ma soprattutto in gioventù, con le nuove leve del laccio d'amore. Via!